Infine vediamo un breve approfondimento. Siccome la forza totale esterna era il peso del pesetto meno la forza d'attrito in modulo, allora anche il lavoro della forza totale esterna sarà il lavoro della forza di gravità sul pesetto meno il lavoro dell'attrito in modulo. La nostra incognita in questa equazione è il lavoro dell'attrito, dal momento che all'interno contiene la nostra incognita, che è il coefficiente d'attrito dinamico. Perciò con la formula inversa ricaviamo il lavoro dell'attrito in modulo. Gli altri due lavori li calcoliamo, il primo, cioè il lavoro della forza totale esterna, lo calcoliamo col teorema delle forze vive, cioè come variazione di energia cinetica. Energia cinetica finale del sistema meno energia cinetica iniziale, che è zero quella iniziale. Invece il lavoro della forza peso sul pesetto che cade lo calcoliamo con la definizione di lavoro forza peso, quindi forza per spostamento. Lo spostamento è stato di 20 cm H e la forza peso è mg. Ricordiamo che questa formula la possiamo usare quando la forza è costante, in questo caso mg, la forza peso è costante. Quindi adesso facciamo la formula inversa per ricavare il lavoro dell'attrito in modulo. È quindi mgh meno energia cinetica finale. E questa è proprio la formula da cui eravamo partiti all'inizio, e cioè che il lavoro dell'attrito in modulo è uguale all'energia meccanica in A, che sarebbe l'energia gravitazionale del pesetto mgh, meno l'energia cinetica in B, quindi questo valore qua. Quindi ripeto, abbiamo trovato rigorosamente adesso che il lavoro dell'attrito in modulo è la differenza tra l'energia potenziale gravitazionale all'inizio, 39,2 mJ, e l'energia cinetica del sistema alla fine, che è 28,88 mJ. Esattamente quello che avevamo visto all'inizio, cioè che il lavoro dell'attrito in modulo è la differenza tra l'energia gravitazionale del sistema all'inizio meno l'energia cinetica del sistema alla fine. In pratica è l'energia meccanica che si è persa, perché l'energia gravitazionale all'inizio è di più dell'energia cinetica alla fine. Il lavoro dell'attrito in modulo è l'energia meccanica che si è persa.